Hi guys, fa la galera, hola chicos, ciao ragazzi. Oggi siamo qui in una gara, sono stato invitato, si chiama Stunt Paradise, di un mio amico, diciamo, inglese, Gamer 101 HD, Gamer 101 HD. E partiamo subito, ragazzi, con la nostra T20 giallo tamarra fluorescente, il colore della mia crew. Qualcuno non ha preso il checkpoint? Sono l'unico a averlo preso? No. Ok, se no mi fermavo, raga, perché capita molte volte che io bestemmio chi prende il checkpoint e poi continua così da solo la gara senza accorgersi che indietro poi c'è gente che non l'ha preso. Ok, qua, raga, giriamoci facilmente in volo. Perfetto così. Dritti, dritti. Meno male che non c'è il contatto, sennò qui immaginate solo. Ok, raga, parte lo stunt, vediamo un po' com'è. Ok, è uno slide questo. Bellissimo. Bello, 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 bello. Mi è piaciuto, vediamo un attimo qui. Altro slide, no? C'è un... vabbè, un ride facilissimo. Ok, so, ragazzi, sono 8 giri, quindi dobbiamo tenere questo andamento così uniforme e andare a vincere questa gara, che durerà un bel pochino. Altra gente sta entrando, siamo 17 persone. Prima di entrare mi ero bagato tutto. Comunque, ragazzi, volevo dire qualcosa sulle novità, diciamo, no, perché sono uscito fuori? Cioè, perché? Perché? Sono andato dritto. Volevo parlare un po' delle novità del canale. Siamo tra l'altro ancora primi. Come avete visto, ho portato già un pack opening di Black Ops 3. Cercherò di portare sempre altre novità. Come avete visto, raga, spero che queste novità vi piacciono. Sto portando anche questi time trial, no? Queste prove a tempo giornaliere di questi bonus di questi giorni, dal 6 al 12 maggio. C'è questo update, diciamo, questa novità di GTA Online, per guadagnare soldi facili, perché alla fine, raga, sì, ci potete provare 2, 3, 4 volte con la motocicletta, però se anche guadagnate quei 100.000 in 10 minuti, raga, sono tanta roba, ecco, cioè sono un bel po' di soldi da mettere da parte. Poi vorrei fare un fuck time, quindi, raga, se volete anche che okay, questo stavo facendo lo slide, se volete anche iniziare a fare alcune domande, non lo so, riguardanti così me, diciamo, che io poi vi rispondo, prendo le domande, le metto, diciamo, nel video e vi rispondo, potete benissimamente farlo, qualsiasi curiosità vogliate. Intanto qui siamo primi, siamo al quarto giro, se non mi sbaglio, quarto giro, sì, e sta andando piuttosto bene. Siamo a 36 secondi dal, poi usciamo fuori, proviamo così a recuperare. Andiamo, raga, non usciamo fuori. Usciamo fuori invece. Sì. Esplodiamo pure nell'acqua. Vabbè. Ok, ragazzi, ho skippato il video perché era noioso vedere sempre lo stesso giro. Siamo all'ottavo giro, ultimo giro. Cerchiamo di concludere questa gara in prima posizione. Non so perché l'host ha messo 8 giri, ma siamo a 6 minuti di gara facendo sempre lo stesso giro, che dura tipo 40 secondi in media. Ragazzi, molti mi chiedono perché metto le ruote fuori strada. Io sono mesi che lo ripeto, forse un anno, da quando ho aperto il canale. Raga, perché aumentano. Oh, aspettate un attimo qui. Uff. No, 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 non cadere, porca Eva, raga. Le ruote fuori strada, raga, servono a migliorare tantissimo la trazione e la stabilità dell'auto, anche e soprattutto i sobbalzamenti che voi... Ah, oh, che cos'è questo? Vedete che non vinco sta gara, guarda. Comunque stavo dicendo, praticamente anche i sobbalzamenti sul marciapiedi, robe del genere, migliora, diciamo che con le ruote fuori strada la macchina sobbalzerà molto molto di meno. Ok, raga, perfetto. Andiamo a concludere sta gara in prima posizione. Ci vediamo subito alla seconda gara. Eccoci qui, raga, quest'altra gara, Worldwide TSL. Comunque, raga, ecco il contatto, non lo sapevo. Beh, abbiamo preso il checkpoint, non so come, ma che bastardo quello. E siamo ultimi, raga. Benissimo, iniziamo benissimo. Sono solo 2 giri, quindi non si mette benissimo la cosa. Ho letto in inglese lì nella descrizione un wall ride con 4 flip. Le gare non le ho scelte io, come già vi ho accennato prima. Quindi speriamo che sia una gara decente, raga. Soprattutto che sia abbastanza carina. Ora, ok, ora qui in mezzo, levati dal cazzo. Levati davanti ai coglioni. Ok, raga, c'è la scia. Possiamo superare questo? No, io direi che è meglio di no. No, cazzo, ragazzi. Guardate che cattiveri. Cioè, pur di non spingere quello, mi sono fottuto io. Cioè, è vero, in GTA non bisogna avere rancori, è nulla. Ok, raga, inizia il wall ride, vediamo un po'. Oh, cazzo. Con la scia è molto più difficile, raga. Ok, raga, riproviamoci. Riproviamoci, ragazzuoli. Ok, perfetto, 1 e 2. Siamo al terzo flip. Quarto flip, e siamo secondi addirittura, ragazzi, secondi. Ottimo così. Pensavo peggio, eh. C'è Francie Bomber,
che è a 7 secondi da noi. Possiamo fare questo recupero, ci dobbiamo credere. Il problema è ora il ritorno. Il ritorno sicuramente ci sarà ancora gente che sta provando lo stunt. Quindi si mettere davanti alle pa. Che cazzo sta facendo quello? Con la zia intorno. French Bomber si è fermato letteralmente lì. Non si muove dalla mappa, guardate. E ancora lì fermo, quindi approfittiamo di questa cosa e andiamo, cerchiamo di vincere sta gara. Ecco raga di cosa vi parlavo. Migliaia di persone qui ferme, guardate. Dove cazzo vai così? Vabbè, ci siamo noi. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Perfetto, raga. Ottimo, così. Do una velocità giusta. Ancora così. L'ultimo flip, ragazzi. E andiamo, andiamo. Benissimo. Godo, godo, godo. Andiamo a concludere questa gara. Anche questa in prima posizione. Ci vediamo alla terza gara. Eccoci qui, raga, al free fall. TSL sempre la terza gara, credo sempre di questo gamer 101 HD. Diceva di scegliere l'T20, di usare l'T20 e così siamo. C'è qualcuno con la Sultan Zentorno, Adder addirittura, Adderstock. Partiamo! Allora, raga, ecco il contatto anche questa. Speriamo di mantenerci almeno avanti a tutto. Questo che fa? No! Si è buggato il checkpoint, raga. Si è buggato il checkpoint. Dai, dai, no, non è possibile. Guardate, sto decimo, quinto. Levati davanti. Ok, perfetto. Andiamo, raga. Siamo sesti. Possiamo recuperare, raga. Fiducia e coraggio. Fiducia e coraggio. Qui al massimo della velocità. Bellissima così. Oh, si lagga un po'. Perfetto. Ok. Curva infamissima quella, raga. Ok. Che cos'è qua? Una rampa super enorme. Non so. Metto in prima posizione perché non vedo. Oh, cazzo, raga. Ce la fa la macchina? Pare di sì. Questo muro si farà perché con la scia. Prego, fai pure. Basta che mi butti giù. Ok, perfetto così. Ok, ragazzi, cos'è questo? Cos'è? Bello, bello, mi piacciono tantissimo queste gare. Io lascio stare in automatico. La macchina va, perfetto. Ok, wallride enorme. C'era un flip qui. Bellissimo, bella, bella, bella. Questa gara qui mi è piaciuta tantissimo. Ottima così. Bellissima, bellissima. Congratulations gamer, this one is beautiful. Ok ragazzi, dobbiamo prendere la prima posizione, ci siamo fatte d'orange. Ricordatevi che all'inizio eravamo sesti, settimi per quel checkpoint buggato. Quindi se il recupero sarà, ma che cos'è questo? Che sta combinando sto lag? Dove è andato a finire? Dove è andato a finire, raga? Forse è colpa mia, ma non so se sono io a sto punto che laggo, perché cioè, mi pare strano che tutti laggano, non io. Ok raga, ancora, di nuovo saliamo, in salita. Qui ci mettere una bella musichetta di attesa. Tipo, oh ragazzi, come ho superato quello senza vederlo. Dal radar. È enorme, non riesco a muovere la telecamera. Oh, impressionante. Ecco qua, siamo arrivati. In cima. No, no, però, levati davanti al cazzo. Non tu, l'altro, l'altro. Porca Eva, raga. Ce la facciamo, ce la facciamo. Non ce la facciamo. Al contrario, raga. Io ci provo, perché no? Mi metto io dritto. Madonna, ragazzi, io ci riesco. Oh. Sì, però non so. Sì, ragazzi, grandissimo. Ce l'abbiamo fatta. No, 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 per cortesia, per correre. Sali, sali. No, raga. No. Che sfortuna. Per colpa di quelli che si mettono avanti. Che recupero stiamo facendo? Stiamo quarti, raga. Peccato, peccato. Volevo un trist di in primi posti. Con la scia, no, no, con la scia, no. Ci siamo, lui è esploso, no. Ma che cavolo, raga, che cazzo. Ronald è in prima posizione e credo che andrà a vincere, però che peccato raga, potevamo benissimamente vincere sta cazzo di gara. Vediamo un po' ora. Eh sì, siamo velocissimi, ora ci riusciamo facilmente, spero. Ma quanti giri sono? Sono 3 giri, ok raga, quindi possiamo almeno ambire al podio. Siamo a quarto posto, sì, quarto posto raga. Ok raga, questi chi sono? No, il palo! No, bastardo, guardate che fine. No raga. No, che cazzo ha combinato pure questo? Che cazzo è successo? Perché ora si è. Non vorrei averlo buttato io fuori, raga. Qui c'è qualcuno? Sì, c'è qualcuno. Questo con l'addera non ce la fa, poverino, raga. Però c'è la scritta T20 only. Ci siamo. Ronaldo ha chiuso in prima posizione. Io leva di davanti. Io voglio la terza almeno. Voglio almeno il terzo posto. Almeno quello. Siamo al terzo posto, raga. Quindi se riusciamo ora. Siamo a cavallo. Siamo a cavallo, raga. Secondo Andre Dilma, ragazzi, ci siamo quasi. Perfetto, 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 perfetto. Ci siamo, raga. Terzo posto, almeno così. Una gara sfortunata perché potevamo
concludere al primo posto, sia all'inizio il checkpoint buggato e tutto il resto appesso, ma comunque va bene così. Ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio di Extreme Races. Spero vi sia piaciuto. Mettete, lasciate un like se vi è piaciuto, se siete soprattutto arrivati fino a qui e mi avete sopportato fino a questo punto. Iniziate a scrivervi qualche domanda, qualsiasi vogliate per il fact time. Ora lo dico anche in inglese. Guys, if you want, ask me anything you want, because I want you to do a fact time, and I will reply you in English too, if you obviously ask me in English. And now I want to talk it in portoghese. Ok, galera, vou fazer um fact time. Se vocês quiser perguntar qualquer coisa para mim, deixa comentários aqui embaixo e eu vou responder, obviamente, em português. Se você pergunta em português, vou responder em português. E agora vou falar em espanhol. Chicos, se vocês querem perguntar qualquer coisa para mim, por favor, deixa um comentário aqui no debaixo. No bajo do video, una continuación del video. Gracias e ovviamente io rispondo in español. Hola. Falou.